Bentornati amici nel mio canale. Oggi faremo insieme la torta di albicocche. Che buona! Abbiamo bisogno di uova, zucchero, burro, latte, farina, lievito per dolci, vanillina e albicocche sciroppate. Mettiamo in una ciotola il latte ed aggiungiamo il burro. Sciogliamo il burro aiutandoci con un frullatore da cucina. Adesso integriamo lo zucchero e le uova. Andiamo a mescolare. Ed aggiungiamo un po' alla volta la farina. Fino a finitura. Alla fine aggiungiamo il lievito per dolci e la bustina di zucchero vanigliato. E mescoliamo per circa 5 minuti. Adesso dividiamo la quantità di albicocche a metà e tagliamo una parte a tocchetti e l'altra a fette. I tocchetti non devono essere molto grandi, piuttosto piccini. E le fette circa mezzo centimetro di spessore. Versiamo i tocchetti di albicocca nell'impasto. Ed amalgamiamo accuratamente. Prepariamo una teglia ricoperta da carta da forno. Versiamo all'interno l'impasto e ricopriamo con le fette che avevamo lasciato, a decorazione, così come desideriamo. Io ho voluto una specie di fiore, pressando leggermente le parti esterne. In forno preriscaldato a 180 gradi per 30 minuti. Sforniamo e dopo 10 minuti spolveriamo con lo zucchero a velo. Lasciamo raffreddare per circa mezz'ora. Togliamo la carta da forno e lasciamo raffreddare completamente. Che profumo! Che buona! Adesso possiamo servire. Deliziosissima, sofficissima, morbidissima. Se ti è piaciuto il video, lascia un like ed iscriviti al canale. Ciao!